Vuoi la pace? Sii sempre grato. Vuoi la pace? Sii distaccato dalle cose e dal possesso. Vuoi la pace? Impara a ragionare solo per perdono da chiedere a Dio e perdono da offrire ai fratelli in ogni più piccola occasione. Vuoi la pace? Non giudicare in cuor tuo nessuno meritevole di condanna. Vuoi la pace? Mantieni un po' di ordine nella tua vita. Vuoi la pace? Cerca con una certa regolarità un po' di tranquillità e silenzio. Vuoi la pace? Appena puoi, dopo una lite, cerca un minimo di accordo e di dialogo. Vuoi la pace? Lavora realmente per una più alta qualità della vita e non solo per il progresso effimero. Vuoi la pace? Riposati e canta al Signore. Riempiti di energie spirituali e di momenti di gioco. Vuoi la pace? Dedicati umilmente ogni giorno e senza nulla aspettarti a chi ha bisogno di te, meglio se non è della tua famiglia. Vuoi la pace? Prega il Signore e non chiacchierare. Non dire nulla di cui non sei assolutamente certo e che non sia veramente bello e buono. Vuoi la pace? Ascolta in silenzio e non calunniare. Vuoi la pace? Cerca di essere giusto, a costo di rimetterci di persona. Vuoi la pace? Apri la mano, anche quando ti verrebbe da chiuderla a pugno. Vuoi la pace? Smetti di cercarla. Lasciati afferrare da lei. Dov'è il tuo desiderio, lì resisti. Resisti dove desideri e nella misura della forza del tuo desiderio. Altrimenti lasci. Se lasci è perché non desideri più. Se resisti è perché desideri ancora. La forza del desiderio si manifesta nella resistenza. Gesù resiste a Gerusalemme perché il suo desiderio non è compiacere Giuseppe e Maria, ma compiere la volontà del Padre. La carovana parte. I genitori se ne vanno e con loro protezione, cura, affetto e riferimento. Gesù non solo rimane a Gerusalemme, ma resiste, come letteralmente dice il testo greco. Resiste in quel tempio perché quello era il suo desiderio. Resiste e rimane nella volontà del Padre, nei desideri di Dio. Rimanere a Gerusalemme è solo una conseguenza. Gesù non usa il suo desiderio per nessuna cosa fuori di sé e del suo desiderio. Non usa la sua volontà per fermare la carovana che riparte, nemmeno per avvisare della sua assenza. Non usa la sua volontà per convincere i genitori a rimanere ancora qualche giorno. Non esercita la forza del suo desiderio per spiegare, convincere altri riguardo ai suoi progetti. Gesù usa la sua volontà e il suo desiderio per resistere a Gerusalemme, perché lì doveva rimanere, secondo il desiderio del Padre. In questo senso il termine fanciullo, in greco pais, che descrive Gesù in questa pagina, può essere tranquillamente tradotto con servo. Gesù è servo del suo desiderio, servo dei desideri del Padre suo. Questa è la forza più potente che esista sulla terra, il desiderio. Il desiderio di donare gioia e salvezza agli uomini è così forte in Gesù che Gesù resiste a Gerusalemme e resiste anche ai demoni, alle malattie, alla morte, alle calunnie, al tradimento. Resiste pur sudando sangue al Getsemani. Resiste a Pilato, al processo. Resiste alla tortura, al flagello, alla croce. Gesù resiste amorosamente senza violenza. Gesù affronta, resiste, ma non si piega. Gesù resiste alla morte e risorge. Gesù resiste e non lascia. Non lascia mai. Se desideri, resisti. E se desideri veramente, resisti in pace. Se desideri, perseveri. E nella misura in cui desideri, puoi anche tollerare e sopportare, ma mai potrai rassegnarti. Sei morto per noi.